Le tasse. Il discorso secondo me è che non bisogna fare tutta l'erba un fascio, perché giustamente Cristina ha introdotto il discorso della donna accompagnata. Ci sono varie prospettive per esaminare il perché una donna finisce sulla strada o si prostituisce. C'è quella più terribile che vediamo di continuo, e citava anche lui, eccetera, è quella dello sfruttamento violento, della riduzione in schiavitù, che purtroppo esiste, se ne prende atto, la maggior parte delle ragazze nere o compagna bella le portano in Italia, gli devono un passaporto, o fai questo, fai altro, volte o non volte compagna bella. E questa è la cosa peggiore. C'è lo sfruttamento in sé. Cioè dei magnaccia, così si chiamano, se andate in via Aurelia Nord al bar aperto tutta la notte, ne trovate una diecina, sono lì che aspettano, e finisca il lavoro, non è mica specialmente d'estate, è pieno, no? L'accompagnano lì e poi vanno lì. E anche questa è una cosa assolutamente condannabile. C'è però anche la donna che lo fa perché. Io vi racconto una cosa. Dunque, c'è stato un processo curioso negli anni 70 di Cito Dolippio, che stava lontano, che noi come giornale era un processo a porte chiuse, però noi l'abbiamo scoperto perché un giorno, perché la relazione a Tirreno era sempre percorso, quindi figurati, perché a un certo punto un giorno ci si presenta a redazione un gruppetto di 7-8 ometti, non vi dico il paese, ma erano di un paese dell'interno, e ci fanno, sa, dice, si potrebbe parlare, mi dica, dice, no, dice, devo decidere, che volete? Si voleva sapere se siamo cornuti oppure no. io guardo, dico, scusate, venite proprio da me. E sì, dice, perché in paese si mormora che le nostre mogli sono puttane, ma noi non si sa, andiamo al giornale, sanno sempre tutto. E insomma la cosa, io dissi, purtroppo non lo so, però ci così cominciamo a sfrugugliare, quando si diventa sfruguglia tira fuori sempre qualcosa, e scoprimo che c'era questo processo con una decina di donne di un paese che il giovedì, quando allora c'erano i grandi mercati, no? Il giovedì venivano al mercato, si divertivano a battere degli appartamenti lì del centro, no? Fin verso le 11:30 la mattina, raccattavano soldi e poi andavano al mercato a fare spese. Quelli lo facevano perché lo volevano fare. Le mogli di questo mese. Capito? E quindi nessuno obbligava, La cosa è molto, cioè, è ovvio, sfruttamento, eccetera, eccetera. E alla fin fine poi il discorso di quando viene accettata la donna che si prostituisce, secondo me la prostituzione è accettata, è lo sfruttamento della prostituzione, no, mica da tutte le parti, no, in Italia, dicevo, io parlo in Italia, ma perché c'è una divisione fondamentale fra sesso e amore. Cioè la prostituta non ti dà amore, la prostituta ti dà sesso. Cioè, e quando l'ho chiesto, non mi sono conformato, non è detto, per venire qui. Quindi se gli chiedi, voglio un po' di coccoline, no, mi piace. Te paghi, ma hanno portato un esempio che mi ha un po' sconvolto, però in effetti calza. Ma scusa, se ti chiami il muratore a farti il lavoro in casa, quello mi ha tenuto le tieni. Viene perché ti dà una prestazione e te lo paghi. Perfetto, anche la prostituta ti dà una prestazione e te la paghi. Quindi dice, se la metti su quel piano lì, dice, non c'è nessuna differenza. Ecco, su questa base, su questo concetto, che si può condividere o meno, si può ragionare solo quanto si vuole, ecco che viene fuori il discorso che la donna che vende il suo corpo non vende l'amore, ma vende il sesso.